Bene amici, oggi siamo in rimessaggio e io mi trovo accanto a una barca che ha trascorso l'inverno alle intemperie e quindi inevitabilmente, come possiamo vedere qui, l'acciaio presenta qualche punto di ruggine e l'inizio di un processo di corrosione che, se non trattato, potrà diventare ben più problematico di quel che è. Quindi è la superficie ideale per testare lo Squiddy della Mafra, che è un lucidante rimuoviruggine da acciaio e leghe. Il prodotto è nel formato da 500 ml, qui troviamo le istruzioni di uso in italiano e in inglese, le schede di avvertenze e i certificati di biodegradabilità. L'etichetta si può sollevare nell'angolo in basso a destra e abbiamo altre 8 lingue per un totale di 10 traduzioni. Il trigger fornito con il prodotto è particolare perché non è il classico spruzzino, ma ha questo doppio beccuccio perché il primo ci dà un effetto a spruzzo vaporizzato, mentre l'altro ci rende il prodotto schiumoso per poterlo applicare sulle superfici verticali. Il primo step da fare dopo aver indossato i guanti è bagnare la superficie, perché il nostro obiettivo è quello di far raffreddare in questo momento la zona, perché quando lavoriamo con alte temperature inevitabilmente possiamo avere degli effetti collaterali indesiderati e quindi ci conviene raffreddarla in primis e poi asciugarla. Vi dico di asciugarla perché appunto noi dobbiamo far lavorare il detergente a contatto con la ruggine e quindi in questo caso io ho scelto di utilizzare il flacone nella modalità schiuma e vado a stenderlo letteralmente su tutta l'area. Vi faccio anche vedere la differenza, questo è quello in modalità tradizionale, che però inevitabilmente tende a colare maggiormente. Adesso dobbiamo solo aspettare qualche minuto che il prodotto possa lavorare a contatto con la ruggine e poi andremo a rimuoverla e faremo una valutazione del risultato. E dopo aver atteso circa 2 minuti andiamo con un panno a strofinare per rimuovere la ruggine in eccesso. Guardate già come cambia, io ho atteso solo 2 minuti, ma avrei potuto attendere anche fino a 5 minuti in questo caso, perché non ci sono alte temperature, non c'è una diretta esposizione al sole, quindi il prodotto non si asciuga rapidamente. Vediamo già che c'è un netto cambio della superficie, purtroppo sono dei punti che sono delle vere e proprie botte, quindi non possono essere ripristinate in questo modo perché sono dei danni strutturali, ma c'è qualche altro piccolo puntino di ruggine che non so se in camera si può vedere, che andremo a trattare adesso localmente. Mettiamo il trigger nella modalità schiuma e andremo a colpire letteralmente i punti indicati. In questo modo siamo certi che possa agire localmente e aspettiamo. Dal momento che il prodotto è liquido, noi possiamo anche sfruttarlo per poter ripristinare le basi e le battaiole, perché sono dei punti un po' più complicati da dover strofinare qualora si volesse utilizzare una pasta abrasiva, e poter sfruttare la sua capacità di ripristino anche sulle teste delle viti, che ovviamente sono superfici molto più complesse da ripristinare. Abbiamo atteso meno tempo e andiamo a strofinare nuovamente. Dopo aver strofinato andiamo a risciacquare, perché potremmo trovarci qualche punto in cui il prodotto ha agito eccessivamente e quindi sarà un po' più scomodo da rimuovere, dovremo utilizzare una pasta abrasiva in quel caso. Vedete, non mi ha dato problemi di compatibilità con la vetroresina, anzi io mi trovo molto bene col prodotto perché riesce a rimuovermi anche le colature di ruggine dalla base della battaiola, ad esempio come in questo caso, che può colare sulla vetroresina e quindi ripristinarla integralmente con un solo prodotto. Finito quindi il risciacquo, andiamo ad asciugare definitivamente con un panno microfibra per essere certi di rimuovere tutto. E quindi cari amici, questo è lo Squiddy della Mafra, abbiamo visto il risultato che ci ha dato. C'è qualche altro piccolo punto di ruggine perché io non ho lasciato agire il prodotto per molto tempo per questioni di video, ma in quel caso sarebbe bastato andare a trattare la zona localmente. Il consiglio è sempre quello che vale per tutti gli altri prodotti che hanno bisogno di agire per un po' più di tempo affinché possa avere un'azione ottimale, ossia quello di non lavorare su grandi zone. Fate come ho fatto io in questo caso, andate su porzioni che potete controllare di volta in volta e potete monitorare costantemente, perché con le alte temperature inevitabilmente non riusciamo a controllare tutta la zona e c'è il rischio che il prodotto possa asciugarsi rapidamente, e ovviamente teniamo sempre a portata di mano il tubo dell'acqua in modo tale da poter ricorrere ai ripari in tempi molto rapidi.